Cari amici, siamo in via Feltre, oggi giornata di festa, come potete vedere siamo nel post-Covid, dopo che tutti siamo rimasti a casa, e siamo con un volto noto che conoscete già, è Francesco Tambasco della Mediolanum Soccorso. Francesco, cosa succede oggi qui nella vostra sede? Oggi verrà dato un piccolo riconoscimento a tutti i volontari e alle associazioni che hanno collaborato con noi in questo periodo del Covid. In più altri medici che si sono, diciamo, persone molto umane nel loro lavoro e che si sacrificano tutti i giorni, e verrà dato questo riconoscimento. Perfetto, adesso vi faremo vedere un po' di immagini della giornata e tra un po' intervisteremo qualcun altro, vi faremo conoscere qualche altra persona che in Lombardia si è impegnata contro il Covid. Andiamo avanti. Facciamo per cominciare, per scioglierci, un grande applauso per Mediolanum Soccorso. Allora, questa sarà una premiazione, sarà un riconoscimento nei confronti di quelle persone che in questo periodo, sono state dette un milione di parole, ma insomma di grande difficoltà per tutti. Chi era al sicuro in casa sicuramente era angosciato addirittura di andare al supermercato, mentre c'erano persone in prima linea che provvedevano davvero a salvare chi aveva bisogno, rischiando la propria vita con un impegno veramente ammirevole. Quindi oggi saranno premiati loro, saranno premiati coloro che lavoravano nei reparti, negli ospedali, che in generale hanno aiutato a fronteggiare questa situazione. Io sono qui per amicizia, sono un attore doppiatore, quando si tratta di fare qualcosa per le associazioni, in particolare oggi per Francesco Tambasco, che negli anni ho sempre trovato nei vari eventi e la sua presenza era sempre rassicurante, e poi per tutti i ragazzi che sono qui. Io vi presento subito coloro i quali sono chiamati a premiare. Sono due personaggi di rilievo: il dottor Benito Melchionna, procuratore emerito della Repubblica, e un critico d'arte che è il professor Pasquale Lettieri, che anche lui per premiare. Quindi io, per iniziare, mi farebbe piacere sentire una parola da parte vostra, se volete venire qui a cena, manteniamo le distanze però le distanze di sicurezza, possiamo parlare, venga pure qui alla luce, avanti, e ci saluti da parte del dottor Melchionna. Grazie, e per me è un vero piacere, oltre che un onore, parlare a voi, che siete la testimonianza vivente di come la nostra città è viva, la nostra città è attiva, e voi tra l'altro date anche una bella lezione alla nostra politica, che disunisce, divisiva, mentre voi unite, perché è l'amore che unisce, è la generosità che unisce. Voi siete come un fiume sotterraneo, un fiume calcico che è poco magari visibile, ma avete la forza di portare avanti lo sviluppo della società, ma attraverso il progresso dell'anima, attraverso il progresso della solidarietà, che è un bene prezioso, che è iscritto nella nostra Costituzione come il collegamento tra l'individuo e la società. Altrimenti, senza questa solidità, questa solidarietà, l'individuo è disperato, resta da solo. Quindi abbiamo bisogno di voi. Ragazzi, grazie per quello che fate, vi siete dispensati, avete anche dimostrato in quest'ultima contingenza così tragica quanto si può fare per gli altri in modo generoso, in modo spontaneo, e questo vi fa onore. E credo che il nostro paese, se è grande, lo deve a gente come voi, che anche col sacrificio personale, anche al rischio anche di contagiarsi, ha dato un esempio che dovrebbe essere per tutti noi un viatico per dire: facciamo così, facciamo tutti così, diamo un esempio alla politica che è tanto distratta e tanto divisa. Complimenti ancora, e premiamo volentieri coloro che si sono distinti. Grazie. Bene, io volevo chiarire solo un concetto epistemologico principalmente, che riguarda l'azione straordinaria dei volontari che saranno premiati qui questa sera. Concetto di conoscenza.
conoscenza che può essere una conoscenza per induzione, quindi chiaramente quando noi apprendiamo delle cose, ma abbiamo visto che ci hanno raccontato tante cose durante il lockdown, durante questi periodi difficili che abbiamo attraversato, e poi alla fine, diciamocelo francamente, se non fosse stato per voi, tutte le istituzioni ci hanno detto un po' arrangiatevi, no? Come diceva Totò dal balcone quando non sapeva più che cosa fare ai suoi elettori. Quindi voglio dire, l'induzione non è stata efficace. Poi c'è un tipo di conoscenza che è quella dei vigliacchi. La conoscenza dei vigliacchi che è la conoscenza per emulazione. Allora magari voi avete svolto delle attività straordinarie, vi ripeto, vi faccio i miei complimenti per questo, e poi a un certo punto qualcuno vi ha giudicato. Invece di fare come avete fatto voi, qualcuno ha provato a giudicare l'umanità, ha provato a giudicare la solidarietà, ha provato a giudicare, come dire, quel senso di generosità che voi avete dimostrato. E quelle sono i mediocri, sono persone spregevoli, cioè sono quelli che non fanno nulla, se le cose vanno bene diventano dei laudatores temporis acti, se le cose vanno male diventano dei catastrofisti. E poi esiste un'altra categoria che è la vostra, che sono quelli che hanno un metodo conoscitivo per contagio. Il contagio che non è solo quello del Covid-19, il contagio significa fare quello che avete fatto voi, mettere le mani nel fuoco, sapere di rischiare anche la propria vita pur di aiutare le altre persone. E penso che questo sia il motivo per cui la Mediolanum Soccorso e le autorità che hanno sovrainteso le vostre attività hanno pensato di darvi questo premio stasera. Congratulazioni, e penso che possiamo passare alla premiazione. Certamente. Allora, ringraziando il professor Lettieri, ringraziando il procuratore Melchionna, possiamo iniziare, poi via via Francesco mi aiuterai anche a salutare le altre persone che sono presenti. Ricordiamo Gabriele Abbiati, il consigliere comunale, Marco Franzoso che è qui con noi, giornalista che tutti voi conoscete, ma anche del Idroscalo di Milano, le giacche verdi che insomma hanno allietato e creato un momento di sicuramente di simpatia, Claudia Buccellati che è qui tra noi, ma direi che è il momento di iniziare a premiare, anche perché i premiati sono molto numerosi. Allora iniziamo con non soltanto i volontari ma anche proprio le organizzazioni, le ONLUS e in particolare la Croce Rossa di Belgioioso Pavia. Chi non è presente Ritira Rosita, foto di rito durante la premiazione. Qui in realtà dovremmo avere i premiatori che possono avvicinarsi per la consegna. No, grazie. Prego, prego, fate una foto. Che portano saluti. Calorosi, purtroppo sono in turno perché anche loro hanno avuto parecchie difficoltà. Ma grazie. Molto bene. Passiamo alla Croce Rossa Italiana. Grazie. Auguri, complimenti. Grazie. Un applauso quindi per la Croce Rossa Italiana. Croce Rossa Italiana territoriale Grumello del Monte Bergamo. Soccorso, perché nella nostra piccola realtà, chi non conosce Grumello, è un paesino veramente piccolo, 5.000 persone, ci conosciamo tutti, sono emozionato perché una riconoscenza così è veramente importante per noi, oltre ad avere colleghi, amici, perché poi si sono creati anche rapporti di amicizia. Abbiamo visto che questo Covid, che è stata una bruttissima cosa per noi, ha creato un punto fondamentale che è il soccorso, il volontariato e aiutare gli altri. Non mi ricordo i nomi di tutti, però mi piacerebbe stringere la mano a tutti i colleghi, a tutti quelli che hanno aiutato questa catena del soccorso a far sì che siamo usciti da questa brutta situazione. Insieme ce la faremo,
e insieme ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie a tutti voi. Bene, proseguiamo con la premiazione. È il momento del dottor Massimo Bussone, facente funzione di primario dell'ospedale di Melzo. Il dottor Andrea Cellamare. Altrettanto gravoso ed importante, quindi è il momento di premiare la dottoressa Annalisa Modenese del laboratorio Analisi 1 Città Studi. Anch'io dirò la parola come rappresentante dell'istituto in cui lavoro, l'istituto clinico Città Studi. Sono qui io, ci sarà qui un mio collega, però è un grande gruppo e purtroppo queste emergenze creano anche molta collaborazione, grazie a Dio creano molta collaborazione e quindi uniti si fa la forza. Grazie. Bene, proseguiamo con, si parla sempre di Città Studi, il caposala Anthony Petralia, se è qui con noi. No. Non è riuscito a arrivare, allora ritira lei, sì, sempre lei. Per il grazie mille. E proseguiamo. Con, si parla sempre di Città Studi, la terapia intensiva, il primario, il dottor Giuseppe Salas. Chiedo la cortesia ai fotografi di immortalare il momento in cui noi consegniamo al premiato la targa. Ecco, prego. Ringraziare tutti i miei collaboratori, anestesisti, rianimatori, ma non solo, tutti i medici del nostro ospedale che si sono veramente sacrificati in questa situazione. E un particolare ringraziamento ai miei infermieri, tra cui Anthony Petralia, tutti gli infermieri di area critica e non, perché abbiamo veramente visto cose grandiose. Tutto qua. Il laboratorio analisi dipartimento di sanità pubblica microbiologia virologia dell'Università degli Studi di Milano, dottoressa Elena Pariani. Ringraziamento a questi ragazzi che sono, ho conosciuto e sono delle grandissime persone che si sono prodigate in modo estremamente importante, quindi un grazie a loro che mi hanno permesso di prendere questa targa per me immeritata.
quanto riguarda Ultima Legione è premiato Enzo Cervoni. Basta che la pena. Complimenti ancora, bello. Allora io innanzitutto grazie per questo premio che lo giro a tutti i miei ragazzi. Volevo ringraziare tutti voi da parte di tutti gli italiani per lo splendido lavoro che avete fatto in questo periodo mettendo a repentaglio la vostra vita. Questo è veramente un grande gesto che tutti devono riconoscervi. Avete perso dei colleghi e noi tutti ci stringiamo a fianco a voi, al vostro dolore. Siete veramente grandi ragazzi. Noi abbiamo fatto una piccola raccolta, abbiamo acquistato del materiale che oggi ne approfittiamo per donarvelo, perché sappiamo quanto è difficile per voi reperire il materiale per poter lavorare in totale sicurezza. Quindi grazie veramente di cuore per questo bellissimo premio. Giacche Verdi Lombardia, presidente Giuseppe Scavioli. Una grande amica. Sei una bella rappresentanza e quindi complimenti. Vi rubo soltanto pochi secondi, ma ci tenevamo a conferire anche noi una targa a Riccardo, perché siamo a cavallo, ma collaboriamo tantissimo con loro e loro sono sempre a disposizione gratuitamente. Intanto Claudia Buccellati, che è sempre presente quando si tratta di solidarietà. Grazie Claudia di essere qui con noi. Volevo dare... Può venire a premiare, Claudia, prego. Aiutaci a premiare. È richiesta dalle istituzioni. Dai una presenza più... Davanti a un magistrato non si può dire di no. Chiamerei per un saluto il consigliere comunale Gabriele Abbiati, che dovrebbe essere qui con noi. Buon pomeriggio a tutti. Guardate, in un momento come questo, in una situazione con tante persone che hanno fatto veramente tanto in questo periodo, ma lo fanno sempre donando amore, come avete anche già detto voi, sono molto in difficoltà a dire qualcosa, a portare anche solo il saluto dell'istituzione che rappresento. Quindi quello che mi sento veramente di dire è un grandissimo grazie a tutte, a Mediolanum Soccorso, ma anche a tutte le persone che hanno lavorato duramente, hanno salvato tantissime vite, si sono impegnate in questa situazione tragica, che però grazie a loro abbiamo superato sicuramente con grandi difficoltà, ma a testa alta e salvando veramente tante vite. Quindi grazie a voi, e non volevo veramente, non avevo voluto intervenire, perché il palcoscenico è vostro ed è l'unica cosa che si può dire è grazie. E quindi tutto. Questi ringraziamenti adesso è il momento di esplicitarli, Francesco, consegnando le targhe proprio ai volontari, a voi di Mediolanum Soccorso. Allora iniziamo subito. Voi siete nati come Onlus, come associazione, dal vostro responsabile Riccardo Matteo Caselli. Gli altri miei amici e colleghi
ma in questo periodo mi sono accorto di aver trovato delle grandi persone con cui condividerlo, e sono tutte qua davanti a me. In questo periodo non hanno mai indietreggiato un centimetro, nonostante i pericoli erano veramente tanti e invisibili. Quindi io ringrazio tutti loro per esserci stati in questo periodo e essere riusciti a superarlo insieme, sperando di aver concluso definitivamente questa cosa. Grazie a voi. Proseguiamo con un'altra figura di spicco della solidarietà, del soccorso, Francesco Tambasco. L'augurio è che, finito il Covid, la gente si ricordi ancora di noi. Adesso, grazie Marco Franzoso, e adesso proseguiamo con le premiazioni con Michele Marcovecchio. Foto di rito. Molto bene. È il momento di premiare Daniele Trasente. Marica c'è. La prima ragazza a essere premiata da Claudia Buccellati. Emanuele Brasia. Ce l'abbiamo fatta. Brasia. Emanuele è un autista splendido, bravo per me. Venite avanti, ecco qui. Salutiamo con un applauso i nostri fotografi. Molto bene, complimenti. Vediamo se riesco a dire il nome. Piotr Bielgus. Giusto. Lui penso non sia di Nate, ma polacco, molto bene. Grazie Piotr. Giorgia Fantinuoli. Bravissima. Grazie mille. Miki Querin. Thank you.
Mazzaniga, eccolo! Molto bene, fotografia di rito, grazie. Vorrei sentire, spezziamo per un secondo, vorrei sentire Angelo Marra per un istante per una sua riflessione. Vieni pure Angelo, però un saluto che è sempre presente nell'organizzare eventi che riguardano la solidarietà, volevo un pensiero da parte tua. Ma io di questi ragazzi, da Riccardo, Francesco, tutti, posso solamente dire che li ho conosciuti anni fa per la loro disponibilità. E non avevo dubbi che avrebbero continuato anche in occasioni del genere a dare l'anima e il cuore come hanno sempre fatto. Quindi più che dire grazie, un applauso, penso che non si possa dire altro di persone come loro. Veramente. Grazie. E nel momento di proseguire abbiamo Angelo Nisi. Prego Angelo. Ecco qui. Complimenti, auguri. Molto bene. Ercole Caselli. È in turno, però facciamo ritirare a Daniele. Molto bene. Vieni Daniele, vieni. Al posto di Ercole Caselli, vieni pure. Una presenza maggiore, ma il grosso della presenza oggi è quello dei dipendenti, quindi c'è questa distinzione. Oggi stiamo tributando tutti, ma un applauso va in particolare ai volontari, secondo me. I dipendenti hanno fatto la loro parte ammirevole, i volontari l'hanno fatta anche gratis. Perciò un applauso anche a loro. Grazie a Riccardo, a Regolamine, che ci permettono di fare anche questo. Grazie a tutti. Bene, doveroso. Grazie. Dunque, lui era Gianluca Mauri, giusto? Proseguiamo Tania. Con Ornella Zambetti e Giancarla Zambetti, due Zambetti, tutte e due insieme. Certamente. Grazie a voi. Tania Della Bassa la prossima settimana. Rosita Zotti. Brava, bella! Che ha aiutato anche molto nell'allestimento di oggi. Grazie mille a Rosita. Clara Brasia, giusto? Clara, ecco. Lino Napolitano. Rino, sei proprio popolare a quanto pare. Sì, felice e felice e orgoglioso di far parte di questa grande. Bellissimo, bellissimo. Danilo Fontari. Meritatissimo, giusto? Beh, facciamo un po' di ironia, sono l'unico che mi piace.
Esther Lanzani. Stefano Tommasi. Ciao Stefano. Sai che significa Stefano? Cosa significa Stefano? Corona, corona è la prima corona del martirio, è il proto martire, il primo martire. Primo martire. Ecco, bravo. Stefano, corona. Complimenti, meriti la corona. Un applauso di gruppo che va a tutti voi, concludiamo questa premiazione di regolare. Francesco Tambasco per il professor Lettieri, per Claudia Buccellati e per il dottor Lettieri. Questo è il pensiero. Grazie. Grazie di cuore, questo è molto gradito. E questo con le bellissime. Sono le 500 lire alla rovescio. Alla rovescio. Specialissima, per cui non ho disdegnato quando Paola e Francesco hanno proposto di premiare quello che per me rappresenta la forza della società civile. E questa è una lezione magistrale, perché si riporti attraverso la loro testimonianza, che è un atto d'amore nei confronti di tutte le persone che sono state investite in questa emergenza, e quindi riportare lo spirito della politica allo spirito del servizio attraverso un rappresentante benemerito procuratore della Repubblica, perché questo è fondamentale, ecco che. E poi ho pensato al professore Pasquale Lettieri, perché penso che l'arte, che è simbolo dell'amore per eccellenza, erano due straordinarie figure per valorizzare la forza di quello che è la nostra società civile. E quindi il mio è un appello alla politica e alla rivalorizzazione di quella che è la società civile, nel rimettersi a servizio, nello stesso spirito di servizio per quanto riguarda i nostri volontari e il terzo settore. Oggi voglio ricordare anche la dottoressa Persico, che svolge una missione, una funzione importante all'interno dell'ospedale Buzzi, dove lei mette a disposizione solo con due computer e una piccola squadra. In questi ultimi 3 anni sono nati 1500 bambini, è un atto d'amore dovuto proprio alla nostra comunità. Quindi il mio invito è quello di fare comunità, ma soprattutto di valorizzare chi è in campo con il cuore e con la testa. Grazie a tutti voi, adesso restiamo qui per fare qualche foto di rito un po' tutti insieme, e grazie davvero di essere stati con noi, e complimenti ancora a chi si è messo in luce. Grazie a tutti. Grazie.
Ti ho chiesto la piazza, non ho capito adesso che c'è la porta. Come vogliamo farlo? Sì, venite qua. Signora! Vai Armando! Oggi non c'è il muro per fortuna, dai! Sono più allenati! Dai, riesco! Che qua non siamo, siamo noi! Grazie! Cari amici, siamo qui per la premiazione della Mediolanum Soccorso a tutti quelli che si sono dati da fare in questo periodo nel settore sanitario e non per il Covid, e siamo qui con l'amico Luigi Morandi di Protetto che tutti conoscete. Ciao Luigi. Ciao Tullio. Siamo oggi tutti qui per un evento benefico, ma diamo una battuta, parliamo appunto di Covid, di quello che fa la Protetto. In questo periodo qui di fase 1, quarantena eccetera, cosa ha fatto la Protetto? Ma noi ci siamo occupati dei senza tetto che erano stati completamente abbandonati dalle istituzioni, dal comune, perché erano completamente soli nel centro di Milano, perché noi seguiamo quelli del centro di Milano, non avevano da mangiare, non avevano dove andare in bagno, dove potersi lavare, non avevano le mascherine, cosa fondamentale in questo periodo, che noi ci siamo preoccupati a fare e a distribuire. Abbiamo distribuito circa 200 e passa mascherine a queste persone, abbiamo portato del cibo caldo, dei panini, delle brioche, tutto quello che potevamo raccogliere in quel momento. Abbiamo anche portato dei generi per lavarsi, come si può dire, di prima necessità, il disinfettante e tutto per poterli far passare il periodo che non si sapeva in quel momento quanto fosse, nel migliore modo possibile. Se ecco, così si può dire. Giusto per chiudere una botta di coda del diavolo, io e Frank Diamond, che conoscete, il nostro amico di City Report dello staff, ma in tutto questo il Comune di Milano e le istituzioni vi hanno detto qualcosa, vi hanno agevolato, hanno fatto qualcosa per voi? Niente, assolutamente niente. Anzi, noi abbiamo anche seguito dei casi di persone che avevano necessità di avere una casa e il Comune non ci ha assolutamente aiutato. Non abbiamo ricevuto nessun segnale positivo. Perfetto, per i casi di cui parlava potete vedere il nostro video di Sonia davanti al municipio con la croce e le catene insieme al presidente Protetto Fernando Barone. Per oggi, insieme a Paolo Rusconi, Fran Diamond, Luigi e Tullio Trapasso, vi salutiamo dalla sede di Mediolanum Soccorso e andiamo avanti.